Oggi torniamo a parlare di uno degli argomenti che mi ha fatto crescere tantissimo su YouTube. Oggi vi parlo delle 9 cose da sapere e da fare per girare con una GoPro. Uno dei video più visti sul mio canale è stato 8 cose da sapere per girare video con la GoPro. E dopo 2 anni ho deciso di farne un'edizione aggiornata, anche perché sono cambiate tante cose, sono cambiato io, ho altre priorità, ma i consigli sono pressoché gli stessi e quel video durava davvero tanto. Infatti tanti di voi mi diceva che il video era troppo lungo. Beh, con questa nuova versione, anche aggiungendo un punto in più, lo renderemo un pochino più breve. Piccola introduzione, che cos'è la GoPro? La GoPro è un action cam, una camera piccolissima, super potente per le potenzialità che ha. Fa davvero delle cose incredibili. È una camera che registra in 4K fino a 60 fotogrammi al secondo, scatta fotografie ultra grandangolari perché è una lente ultra grandangolare, ed è compatta, leggera ed è subacquea. Senza alcun tipo di accessorio, così com'è, può essere tranquillamente gettata in acqua fino a 30 metri. Se non vado errato, non buttate a 30 metri, fate 10, così almeno non la distruggete. È una camera molto potente ed è una delle camere più apprezzate dagli sportivi ed oltre. E infatti è la prima action cam più acquistata al mondo. Questa che ho in mano è la Hero 7 Black, presentata a settembre del 2018, quindi è l'ultima nata ed è la più potente della gamma. Ce ne sono altre nella fascia di prezzo, ma ci sono anche la Hero 6 e la Hero 5 che sono delle camere altrettanto potenti. Ora, quali sono questi 9 consigli che voglio darvi? Beh, cominciamo subito dal primo. Il primo consiglio che vi do è di avere una buona serie di accessori. Infatti, se GoPro è diventata famosa nel tempo, oltre ad essere perché è una camera molto compatta, l'ha resa famosa il suo aggancio universale. Infatti, questo aggancio universale ha permesso a tanti costruttori e produttori di terze parti, oltre che GoPro, di produrre degli accessori per poter montare la GoPro praticamente ovunque. Abbiamo slitte, ventose, cavalletti, pole, di tutto di più. Io ne ho una quantità immonda ed è quello che vi consiglio: avere un kit di accessori completo che vi permetta di poter montare la vostra GoPro ovunque. Quelli che più vi consiglio sono dei kit standard che si trovano su Amazon, e ve ne linko uno qui sotto in descrizione, che costa davvero poco. Oltre a quello che vi consiglio è un cavallettino, ad esempio utilizzo questo della Joby, un Gorilla Pod Action che porta proprio il mounting per la GoPro qui sopra. Vi consiglio una pole che è praticamente un bastone che si può allungare così da metterlo poi in selfie mode e vi potete riprendere con la GoPro e poi tranquillamente accorciarlo quando volete. Questo anche costa pochissimo e ve lo lascio qui sotto in descrizione. E un'altra cosa molto comoda è questo qui. È una polla anch'esso, ma è un galleggiante. Infatti questa polla si svita all'interno a una camera d'aria stagna che ci permette di farlo galleggiare, ed in più è un vano sigillato, quindi potete portarlo a mare, metterci all'interno ad esempio dei soldi, le chiavi della macchina, che non entrano, però potete portarli poi con voi mentre state facendo il bagno. Con questo oggetto in mano arriviamo al punto numero 2. Sì, è vero che la GoPro può andare sott'acqua fino a 30 metri o 10, non ricordo bene il valore, ma io consiglio di acquistare uno scafandro. Certo, questo è un accessorio, quindi avrei dovuto parlarvene negli accessori, ma questo è un accessorio molto più indispensabile, quindi non lo vedo proprio come tale, ma come conseguenza e come parte integrante della camera. Questo è uno scafandro, una cover completamente sigillata, che permette alla camera di andare sott'acqua fino a 30-40 oltre il limite consentito dalla sola camera, e questo quindi vi permette di andare molto in profondità. Io quando porto la macchina e la utilizzo sott'acqua utilizzo sempre comunque anche questo. Perché? Per quale motivo? Utilizzo sempre lo scafandro per 2 ragioni semplici. Uno, perché l'acqua di mare e la salsedine comunque dopo macchiano il corpo della camera, che è fatto comunque di un materiale soft. Se poi la lanciamo nella sabbia, purtroppo la sabbia può, i granelli di sabbia o di sale possono rimanere incastrati tra la lente, si possono creare degli aloni. Quindi preferisco metterla all'interno del suo scafandro, utilizzarla in acqua e poi dopo sciacquare tutto
tutto sotto acqua corrente dolce, così da pulirla. Una volta asciugata, tiro fuori la mia GoPro. Quindi il secondo consiglio è di acquistare uno scafandro, e ragazzi, mi raccomando, acquistate quello originale, mentre per tutti gli altri accessori potete tranquillamente acquistare quelli di terze parti. Questo deve essere originale. Il terzo punto sarebbe da consigliare per qualunque tipologia di macchina. Ragazzi, le batterie non ne bastano mai, special modo se utilizzate la GoPro come prima camera. Non dimenticate mai di acquistare 2, 3, 4 batterie. È vero che la GoPro ha una buona batteria, quindi gestita abbastanza bene, ma se utilizzata tanto vi serviranno tante batterie. Insieme a loro io vi consiglio un caricabatterie che adesso, eccolo qui, ce l'ho qui nella mia borsetta, un caricabatterie doppio. Nella confezione non escono caricabatterie, perché c'è la possibilità tramite porta USB di tipo C, che troviamo qui di lato alla camera, di poter ricaricare la batteria, ma una per volta. Invece con caricatori del genere, o ce n'è anche un altro che vi linko qui sotto in descrizione, della Telsin se non vado errato, potete caricare due o anche tre batterie contemporaneamente, le infilate dentro e andate di carica. Quindi batterie, ragazzi, batterie, non dimenticatevelo, ma anche se non utilizzate GoPro questo concetto vale sempre, dovete sempre avere batterie a disposizione. Punto numero 4, stiamo parlando di cose da sapere quando si utilizza una GoPro. Si utilizza normalmente una GoPro quando si realizzano dei video, e per fare dei video, ragazzi, abbiamo bisogno di raccontare qualcosa, perché la volontà di realizzare un video nasce proprio dalla volontà di raccontare qualcosa. Per chi realizza ad esempio contenuti su YouTube si costruisce la storia, per chi ad esempio va in vacanza vuole raccontare la sua vacanza per mostrarla ai propri amici. E quindi qui arriva il consiglio, forse quello più importante di tutti: imparate a raccontare una storia. Le storie normalmente, nella loro costruzione più classica, hanno un inizio e una fine. Voi cercate di mantenere un costrutto, quindi cominciate da un inizio di una storia, va lo svolgimento ed arrivate alla fine. Questo è fondamentale per riuscire poi a fruire dopo di un contenuto, perché se utilizziamo la GoPro, accendiamo e registriamo 20 minuti di noi che non stiamo a far nulla, le persone o stesso voi vi scoccerete dopo di riguardarlo, e quindi dopo prenderete la GoPro o qualsiasi altra macchina fotografica e la accantonerete, semplicemente perché il contenuto che avete creato non è fruibile. Quindi la prima cosa importante da fare è costruire una storia, imparare a costruire, a creare una storia. Unito al punto numero 4 arriva il punto numero 5, clip brevi. Questo fa parte del sapere di ogni videomaker, ma per gli amatori giustamente qualcuno glielo deve pure insegnare e dire. Quando vogliamo raccontare qualcosa, siamo con la nostra GoPro e siamo in vacanza, è inutile accenderla e tenerla sempre accesa e girarci per ore e ore e ore e ore, ore, perché ci sarà tanto materiale che dovremo buttare, e insieme a quel tanto materiale occuperemo tantissimo spazio sulle nostre schede. Quindi il consiglio più grande che posso darvi è cercare di riprendere solo le cose essenziali, facendo delle clip brevi che vadano dai 2 secondi ai 15 secondi nel caso in cui stiamo registrando un'attività, ad esempio qualcuno che balla. Possiamo anche registrare per 30, 40 secondi, un minuto, ma c'è un motivo per cui registriamo per tanto tempo, mentre per tutto il resto delle cose tranquillamente possiamo registrare delle clip che vadano dai 5-10 secondi, ad esempio un panorama, un primo piano, un dettaglio a qualcosa, bastano delle clip brevi. E questo ci porta al sesto punto: non girare troppo materiale, o meglio, voi potete girare tutto il materiale che volete, ma dovete ricordarvi che la GoPro registra su delle schede che sono delle micro SD, e special modo se girate un 4K a 60 fotogrammi occuperete tanto spazio. Quindi necessariamente avrete bisogno ad un certo punto di backupare il materiale, quindi scaricare la scheda, tutti i file che ci sono sulla scheda, metterli su un hard disk, formattare la scheda e ricominciare. Questo processo è un processo normale per un professionista, ma per un amatore che va in vacanza potrebbe essere un problema. Quindi il primo consiglio è quello di registrare il giusto indispensabile, quindi veniamo dal punto precedente. Non registrate il superfluo, così facendo non dovrete per forza acquistare schede, tante schede. Se poi volete acquistare tante schede perché vi piace acquistare tante schede, fatelo tranquillamente. Unito a questo consiglio, l'altro consiglio è quello del backup. Backupare in continuazione il materiale, perché è sì una delle migliori action cam e camere sul mercato, ma è pur vero che può avere dei problemi. Quindi ogni sera
è buona usanza scaricare tutto il girato che avete e archiviarlo dove? Beh, potete utilizzare un hard disk del vostro computer, ma per non otturarlo, per non saturarlo, potete utilizzare tranquillamente degli hard disk esterni. Hard disk esterni da 2,5 pollici, un pochino più lentucci, oppure degli SSD. Vi lascio qua sotto qualche prodotto consigliato, cose che ad esempio utilizzo anch'io. Punto numero 7. Parliamo adesso ancora della storia. Uno dei pregi e dei difetti di questa camera è che ha un unico punto di vista, ossia è un grandangolo, quindi quello che riprende è sempre tutto. Quindi per non stancare chi guarderà la nostra storia, quello che dobbiamo imparare a fare è cambiare inquadratura. Quindi se io sto registrando una clip da questa posizione qui, la prossima mi sposto e la registro da un'altra angolazione. Questo ci permetterà di poter costruire qualcosa che abbia una dinamicità, perché se registriamo sempre dalla stessa angolazione, sempre dallo stesso posto, fondamentalmente avremo sempre un continuo di delle stesse clip, e questo è dovuto anche al limite della camera, che ha un solo campo di vista, che è il grandangolo. E quindi il consiglio che vi do è quello di spostarvi in continuazione per trovare le nuove angolazioni, così facendo verrà stimolata anche la vostra creatività, perché ve lo posso assicurare, avere un obiettivo fisso, quindi che ha soltanto il grandangolo ma che ha delle caratteristiche davvero ottime, ci permette di stimolare tantissimo la fantasia. Quindi imparate a gestire e a cambiare sempre angolazione per avere dei risultati sempre diversi. Punto numero 8. Arriviamo ad un punto tecnico. Ora, questa camera, come tante altre, ha la possibilità di registrare sia in automatico che con delle impostazioni manuali. Ora vi do dei settaggi e dei consigli da utilizzare per poterla utilizzare sia di giorno che di sera. Ora partiamo dal giorno. Di giorno vi consiglio di girare in 4K a 50 fotogrammi al secondo, così che se vogliamo realizzare degli slow motion su una timeline a 25 fotogrammi lo possiamo fare tranquillamente, ed attivare la funzione ProTune. Funzione ProTune che sarebbero delle impostazioni personalizzabili, quindi un pochino più nel dettaglio entriamo della camera, e lasciare tutto così com'è, ma modificare soltanto il valore del parametro del limitatore degli ISO e portarlo a 400. E non dimenticatevi di abilitare la stabilizzazione dell'immagine, perché è davvero molto funzionale, esiste, è molto potente in questa camera, quindi utilizziamola. Mentre di sera direi di lasciare quasi tutto così com'è. L'unica differenza, se girate a 4K, di non girare più a 50 ma 25 fotogrammi al secondo, così riduciamo gli diamo alla macchina la possibilità di utilizzare un tempo di esposizione diverso, e cambiate il limitatore degli ISO a 1600, così gli diamo un pochino di corpo in più all'immagine in caso di scarsa luminosità. Unica cosa, dovete ricordarvi di disattivare la funzione di scarsa luminosità, perché quella funzione va ad abbassare il tempo dell'otturatore, quindi il tempo di registrazione, e potrebbero venire dei video a scatti, quindi avremo dei video poco utilizzabili. E poi arriviamo al punto numero 9. Punto numero 9, che è una domanda a cui ho risposto a tantissimi nei commenti dei vari video, che è il don't panic, non andate in panico se i vostri file video della GoPro non si vedono da smartphone e da computer. Mi spiego subito. Con la GoPro Hero 6 e Hero 7sono stati introdotti i file video 4K a 50 e 60 fotogrammi al secondo, che hanno una differenza sostanziale dal 4K a 25 fotogrammi al secondo, perché cambia la tipologia di codifica. Mentre il 4K a 25 è registrato in H264, quello a 60 viene registrato in H265. L'H265 è una compressione di nuova generazione, che è quello che porta il 4K a 60 fotogrammi al secondo sul web, e non tutte le piattaforme riescono, uno, a decodificarlo, due, a gestirlo correttamente. Infatti la stessa app di GoPro non riesce, probabilmente per colpa della varietà di smartphone e di hardware su cui viene montata, a mettere in play questa tipologia di file. In molti sono preoccupati perché non riescono a vedere il risultato. Soltanto con gli smartphone di ultima generazione, quelli più potenti, riusciamo a vedere un'anteprima del file. Stessa cosa può capitare da computer: se non avete un lettore adeguato, vi consiglio di installare VLC, che normalmente vi permette di leggere anche le pantofole. In caso contrario, se non avete un player adeguato ed un computer abbastanza performante che vi permetta di decodificare una codifica molto forte, è probabile che non riusciate a vedere. Il mio consiglio è quello di importare il file in un programma di montaggio
di ultima generazione, quindi abbastanza aggiornato, in questo caso vi consiglio anche DaVinci, e così facendo riuscirete a guardarlo. Naturalmente se il file va a scatti è semplicemente perché il vostro computer probabilmente non avrà l'hardware adatto per poterlo mettere in play, ma tranquillamente ragazzi, qui su trovate una guida per attivare i proxy in Premiere e presto arriverà quella per DaVinci. Quindi queste per me erano le 9 cose da sapere per fare video con la GoPro nel 2019, quindi edizione aggiornata. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se avete delle domande potete scrivermele tranquillamente. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, se il video vi è piaciuto di lasciare un mi piace, di iscrivervi al podcast e se mi stai ascoltando tramite podcast di iscriverti al canale YouTube, quindi è una cosa inversa. Non dimenticate di iscrivervi a tutti gli altri e seguirmi su tutti gli altri social come Facebook ed Instagram, dove lì pubblico un po' di aggiornamenti sulle novità che staranno per uscire. Insomma, siamo giunti alla fine. Cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.